Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Bentornati in un nuovo capitolo del CB Furioso. L'altra volta con sfondo batiter, oggi con sfondo eh, mitfu Allora, abbiamo detto: abbiamo detto 5 punti, 5 modi ecco, per ottimizzare il vostro team inammazzabile, eh, ovvero in realtà sono 5 ragionamenti che abbiamo voluto fare, no? Sono 5 concetti per schiodarsi un pochettino dal retaggio boss normale e proiettarsi proprio a bomba invece in quello vero e proprio. Esatto. Quindi. Allora, abbiamo dato dei titoli un po, un po' fantasiosi e il primo è comprendi cosa puoi o non puoi fare con il tuo team. Esattamente, quindi la prima cosa da fare una volta che abbiamo messo insieme all'interno del nostro roster gli elementi e vogliamo provare a, a insomma, sperimentare questo team inammazzabile, quale che sia un budget, un doppio man piuttosto che Roscard, quindi il War Tower. Capire bene in base al tipo di team inammazzabile che andiamo a creare, quali sono le meccaniche che possiamo accostare. Per esempio, all'interno di un budget manager, molto difficilmente potremmo accostare permetterci di accostare un contrattacco o una high attack. Perché nel momento in cui la nostra carissima painkeeper si in inserisce nell'attacco, ecco che lei tende a prendere contatore allora. O noi abbiamo tenuto conto a priori. Di quell'aumento di contatore oppure è ovvio che tutto il lavoro fatto rischia di esplodere in un nanosecondo. Quindi, bene, attenzione magari cercare di, 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 di trovare delle alternative. Se non ho modo di inserire eh, quindi un attacco extra, un colpo extra per portare ulteriori danni, magari posso cercare di portare dei debuff eh, all'interno del team tramite DPS, quindi dare un po' più di. Attenzione alla precisione sui DPS per riuscire a portare magari dei debuff che riescano a colmare questa mancanza, quindi sempre molta attenzione a quello che fate, quando, soprattutto quando le velocità sono fisse e delicate e eh, i, gli equilibri sono un po' precari, mettiamola così, fare molta attenzione a tutto quello che sono le dinamiche che si possono aggiungere all'interno e poi scegli l'efficienza. Prima dei danni, come secondo punto, quindi fare i numeroni è bellissimo. Ok, eh sì. ci piacciono, però. Non sono l'unica cosa che conta, fare il boss non è divertente, ma è una cosa che dobbiamo fare tutti i giorni perché i premi ci servono, quindi non è soltanto una questione di missioni giornaliere, quello che ci pare, ma sono le schegge sacre, sono i tomi sacri, sono tutte queste cose importanti che ci servono, se no si resta fermi con l'account, ok? Di conseguenza dobbiamo scegliere l'efficienza. Ora come ora se andate sul sito di Deadwood Jedi vedrete che la maggior parte dei team nuovi funzionano su diverse affinità e funzionano su diverse difficoltà. Sono vecchi i team che funzionano solo in determinate circostanze molto molto specifiche ed è normale che sia così che la comunità sia andata oltre questo concetto perché appunto il boss va fatto tutti i giorni e va fatto in ogni circostanza. Di conseguenza, se determinate scelte vi impediscono di utilizzare questo team in più occasioni, dovreste riconsiderare, appunto, questo. Faccio un esempio pratico. Contro Ultra Incubo nel budget Maniter è possibile utilizzare l'ally attack. Farakin funziona, ci sono molti che utilizzano Farakin contro Ultra il problema è quando vado nelle difficoltà più basse quando vado ad affrontare incubo oppure brutale ed utilizzo gli attack curiosamente smette di funzionare perché in quel caso il boss è più lento e allora si guarda tormenti non è più in sync in quel caso e sballa tutto e non lo posso utilizzare ci sono alcuni che hanno ottenuto grandi risultati con farakin contro ultra va bene ma se vi preclude le altre difficoltà o dovete inserire un altro campione diverso per fare le altre difficoltà forse non è così efficiente come pensavate un altro aspetto importante che abbiamo considerato è diversifica le tue fonti di danno ovviamente nel momento in cui noi cominciamo a avere a che fare con il clan boss ci rendiamo immediatamente conto di quanto i veleni e il brucia siano delle fonti mostruose di danno generano veramente un volume di danni assurdo, tutti gli avvelenatori quando andiamo a chiudere un fight sono MVP indiscussi. Di conseguenza ci viene un po' automatico pensare ok, ho fatto tutti questi danni con 20-30 turni a disposizione, caspita, con 50 a voglia. Sì, ma comprendete anche il fatto che 50 è tanto, ma è anche una limitazione. Voi all'interno di quei 50 turni dovete spremere il massimo possibile da chiunque. Di conseguenza, campioni come, per esempio, eh, Banshee Gelata, Rissaiolo, quindi eh, nomi altisonanti all'interno del, dello scenario del clan boss, fino a Incubo, o comunque fino all'inammazzabile. Perché tranquillamente, all'interno di un team dove io prima utilizzavo Banshee come avvelenatore, posso andare a inserire un campione che mena anche. Per esempio, Fain, Fain è un campione che all'interno di un team normale convenzionale non posso permettermi di usare nella stragrande maggioranza dei casi, perché quello che può fare con i veleni è troppo poco per renderla abbastanza resistente da durare quello che serve. Quindi in un team inammazzabile invece non ho questo problema, posso riempirla di attacco, di tasso, danno, tirare fuori tutto il buono dei suoi danni normali, puri a manate. In più, avere anche il plus dei veleni, quindi eh, bisogna ragionare in modo un po', un po' diverso. Portare un campione solo perché mi porta un, un determinato debuff, o comunque una fonte di danno convenzionale, e poi non fa altro a manate, eh, è un po' limitante, ok? Ovviamente non sarà il volume di danni, grazie ai veleni, come prima, però porteranno di buono tutto il resto dei danni che fanno invece a manate, e quindi fare un po' di attenzione a come. Andiamo a selezionare il DPS e soprattutto a cambiare modo di pensare al tipo di danno, alla fonte del danno da dove voglio tirarla fuori. E quindi il team smette di essere un contorno all'avvelenatore che deve restare vivo per fare danni, ma è il veleno stesso che diventa un contorno e diventa quel qualcosa in più per raggiungere determinati risultati. Questo è forse la cosa più importante da fare per uscire dal retaggio team normale e passare a quello team inammazzabile perché me ne sono accorto molto, molto spesso, eh, soprattutto per chi costruisce i primi team, quindi il primo Budget maniter, il primo m, Doppio Mangia Uomini. Sono quei team che si creano per primi, no? E ci metto dentro il esatto. Ben gelata. No, non metterci dentro il Ben gelata. Eh, ma non è di meglio? Non è vero che non hai di meglio. Hai ah, di meglio, solo che non sei abituato a quel tipo di meglio. Se frughi dentro nella tua cantina sicuro al 1000% qualcosa di meglio tu già ce l'hai poi poi allora quarto punto seleziona i campioni anche in ottica affinità questo perché se ho dei determinati risultati da raggiungere dei, risu dei determinati risultati sono una certa quantità di danni che devo realizzare e se voglio che il mio team sia efficiente questi danni io li devo realizzare sempre e comunque anche se devo attaccare il boss viola, anche se devo attaccare il boss in affinità in qualsiasi affinità. Perché magari quel giorno posso fare clan boss solo dopo il reset. Perché magari dopo devo fare altre cose. Oppure magari perché quel giorno non posso farlo subito dopo il reset. E devo per forza farlo quando ormai è andato in affinità. Eh, perché il mio clan ha determinate esigenze, perché ci sono 3 miliardi di perché. Voi eh, dovreste avere dei problemi di affinità, ma non dovreste averli perché dovreste averli risolti e esatto. la soluzione sta, nella sta nel tipo di team che avete scelto. Ci sono appunto team nuovi, la maggior parte dei team nuovi non hanno problemi di affinità come abbiamo già detto, ma una volta scelto il team, eh, la cosa prosegue nella scelta degli interpreti che potete decidere voi, quindi nei DPS. Eh, magari evito di scegliere un team dove sono tutti verdi per andare ad affrontare il boss blu perché è chiaro che avrò qualche problema. Quindi magari il team funziona perché eh, il team è pensato per andare in ogni affinità e quindi non avrò problemi. Arrivo tranquillamente al cinquantesimo turno ma ci arrivo con 20 milioni in meno rispetto alle, alle altre condizioni. Eh, questo sia un problema perché magari quel giorno io devo fare due chiavi contro quell'affinità quando invece di solito me ne basta una. Quindi diversificare gli interpreti è anche questo. Eh, scelgo un campione del vuoto, magari, che mi dà sempre la stessa performance contro qualsiasi infinità, come ho fatto io con Belanor, per esempio, no? Va bene, ok, leggendario in questo caso Belone, ma eh, ci sono anche altre alternative epiche, per esempio, che sono del vuoto. Devo scegliere fra Suwai e Aina nello stesso team? Scelgo su guai, è del vuoto, non ha problemi di affinità, garantisce sempre lo stesso danno. E magari in questo modo vado anche a risolvere cercatore. Che quello no, non posso cambiarlo perché come cercatore ce n'è soltanto uno, ok? E, e quindi e il fatto che faccia meno danni contro il boss rosso è inevitabile, lo devo accettare. Ma i campioni su cui posso esercitare un controllo perché fanno parte delle mie scelte sono quelli sui quali voi dovreste eh, prestare particolare attenzione anche in quest'ottica e infine abbiamo un quinto ed ultimo punto comprendi i limiti del tuo team eh sì ragazzi perché se io scelgo il budget man eater per iniziare non posso pretendere di ottenere i risultati che posso avere con un batiter o con un uh, might -foo. Ok ragazzi, cioè, se io ho scelto un team che mi permette di chiudere Ultra Incubo con due chiavi tranquillamente nella stragrande maggioranza dei casi, tranquillamente, non posso mettermi lì a investire 20 miliardi di milioni di silver a oppare pezzi, provare build arzigogolate, cose strane, fare il, il mangia uomini più grosso della storia per riuscire a portare ulteriori danni e cercare di raggiungere una chiave. Qualcuno l'avrà fatto, qualcuno ci è riuscito, ma se l'ha fatto l'ha fatto per il meme, ragazzi, non è che l'ha fatto perché gli serviva quello, perché se aveva i pezzi per vestire un budget manager da una chiave, faceva un, uh, un butt eater che ammazzava il boss anche di un altro clan. Ok? Quindi proprio andate tranquilli su questo. Se avete scelto un determinato team, cercate di capire fin dove può spingersi. Se io vado a scegliere... Il World Tower abbiamo provato a vedere insieme il World Tower fin, fin dove può arrivare, posso magari ottenere ancora di più? Sì, sicuramente. Ma quanto mi costa in termini di investimento a ottenere quel risultato lì? Come abbiamo detto già prima, il clan boss è una cosa che io devo fare, devo concludere ogni giorno. È un impegno quotidiano, ma non è il mio obiettivo di gioco, ok? non è questo che mi fa concludere l'intero gioco all'interno di Raid. Di conseguenza, se posso limitare gli investimenti su questa determinata cosa, magari mi potrò permettere di investire di più su un campione per l'arena, su un campione per farmare una roccaforte, su tutta una serie di contenuti che veramente mi possono aprire le porte al gioco. Questo è importantissimo perché avere la nostra, il nostro fabbisogno quotidiano di schegge, di tommy, eccetera, eccetera, è ottimo, è oro. Ma se io riesco a farlo con un investimento minimo, ecco che ho fatto jackpot. In realtà, anche se so che magari dovrò usare tre chiavi al giorno per fare due boss, sono i due boss fondamentali. Riuscire a fare brutale è un plus, ragazzi. È una cosa in più, è una cosa che lo fai per sfizio, perché quella manciata di gemme in più va bene, perché un'antica ogni tanto va bene. Ma non è che vi serve, ok? Quindi cercate di com comprendere bene che strada state prendendo, quali sono i limiti, fin dove posso arrivare. Una volta che ho ottenuto un risultato soddisfacente, che mi permette di chiudere tutte le difficoltà, o meglio, tutte le affinità di quella determinata difficoltà, benissimo. Io là mi fermo, sto, ok? Non vado oltre, non andate a fare all-in. E poi vi trovate con le mutande bucate, non sapete più cos'altro fare nel gioco perché avete finito le risorse, assolutamente. Concentrati, cercate di capire fin dov'è e le arrivate. Quindi, raga, in definitiva, dopo aver analizzato questi cinque punti, comprendiamo che eh, è una questione di mentalità. L'approccio sì. che eh, utilizzate quando si passa da un team normale ad un team inammazzabile. Il boss fa paura, è normale che faccia paura perché è tanto tanto grosso e, ed è molto molto difficile fargli del male. E il team inammazzabile è un ottimo modo per scardinare questo problema, ma la paura rimane, quindi eh, andate oltre <ride> e speriamo insomma che sì. questi 5 punti, queste cinque considerazioni possano avervi aiutato, insomma a migliorare le performance di un team che magari già state utilizzando detto questo il video finisce qui ma come al solito vi invitiamo ad esprimere la vostra nei commenti quindi quale team utilizzate vi trovate bene vi piacerebbe migliorarlo vi piacerebbe magari trovare un dps in particolare piuttosto che un altro magari passare ad un altro team scrivetelo qua sotto nei commenti in modo da creare la solita area di discussione iscrivetevi al canale accendete la campanella perché perché così anche voi potrete affrontare il clan boss con un ghigno beffardo come il nostro bel bradipone E infine, come diciamo sempre, ragazzi, siate furiosi ma... Rimanete bravi <susurra>